Radio Radicale, siamo con Giovanni Vianello del Movimento 5 Stelle, parlamentare credo di Taranto, per parlare di ArcelorMittal dopo l'annuncio dell'azienda, la multinazionale francese, di ritirarsi dall'Ilva dopo che è stato approvato definitivamente il decreto imprese. Allora, noi ci eravamo sentiti la scorsa settimana e lei ricorderà che mi aveva detto che c'erano state delle audizioni qui dove non era stata paventata l'ipotesi di uscita dall'Ilva di ArcelorMittal. Allora, che cosa sta succedendo dopo la fine dello scudo penale? Sì, allora per quanto riguarda la questione, in realtà la settimana scorsa abbiamo detto che Mittal ha lamentato un problema di perdita economica di quasi 800 milioni di euro in un anno. Ed è questa la motivazione che ovviamente spiega la decisione di Mittal. Per cui, siccome vanno in perdita, ora stanno cercando di tutto per ridurre quelle che sono le loro perdite. E questo è a fronte comunque di accordi e di contratti che Mittal non sta rispettando. Per cui la pretesa di venire qui in audizione e di dire che il problema appunto non è l'immunità penale, perché non è nel contratto come loro stessi hanno dichiarato, ma contestualmente dire che il loro problema è di natura economica, questo rivela quindi qual è la motivazione che spinge Mittal ad andarsene, quindi non riesce a rispettare i patti che aveva preso con lo Stato italiano. Ecco, temete, questa uscita? Adesso che cosa succederà? E poi sarà così facile per ArcelorMittal uscire così disinvoltamente dall'Ilva? Ma io non credo che per Mittal sarà semplice uscire dall'Ilva come vuole, nel senso che ovviamente è un contratto che lega lo Stato italiano e qualora non rispetti il contratto ne deve rispondere ovviamente. Mittal si era impegnata a mantenere i livelli occupazionali, invece ricordiamo che oltre le 2.000 persone in cassa integrazione straordinaria, abbiamo avuto in quest'anno anche 1.300 lavoratori in cassa integrazione ordinaria, già quello andava oltre quelli che erano i patti, ma non aveva neanche assunto gli 8.200 persone, 8.200 lavoratori sin dall'inizio, che era un'altra, clausola dell'accordo sindacale. Infatti mancavano centinaia di lavoratori, e per cui sono tutte inadempienze che Mittal sta commettendo, sta facendo. Ci sono anche i lavoratori che ci denunciano continuamente all'interno della fabbrica, inadempienze anche dal punto di vista di manutenzioni. E non ci dimentichiamo che proprio purtroppo qualche mese fa è morto anche un lavoratore all'interno della fabbrica, su cui la magistratura ora farà sicuramente chiarezza, sulla gru. La famosa gru dove già qualche anno prima era successo un incidente analogo e aveva perso la vita purtroppo un altro lavoratore. Per cui questo è il succo della vicenda. Io credo che Mittal si sia resa conto che non può rispettare i patti che aveva preso con lo Stato italiano e ora stia provando di tutto per cercare di svincolarsi. Il ritorno negativo nei confronti del governo ci sarà secondo lei per questa vicenda che secondo molti era annunciata? Ma quando si parla di ritorno negativo si parla dal punto di vista politico o semplice consenso? Perché dal punto di vista politico ovviamente il fatto che il governo, lo Stato italiano, non accetti ricatti è ovviamente un premio per lo Stato italiano ed è un segnale che si dà a tutte quante le imprese, le multinazionali straniere. Non possono venire qui in Italia e minacciare lo Stato italiano di fare quello che vogliono loro, altrimenti agiscono con il ricatto occupazionale. Questa è una cosa che vediamo troppo spesso in troppe situazioni. Per cui lo Stato italiano si è comportato, si è fatto rispettare, fatto rispettare quella che è la volontà ovviamente espressa poi dal Parlamento sovrano. Allora, l'indagine come si può dire, la statistica fatta dall'USB all'interno dell'azienda, che cosa ci dice? Che è stata pubblicata da un grande quotidiano oggi, che cosa ci dice su quello che sta succedendo nell'azienda? Sì, c'è stata un'indagine interna da parte dell'USB che ha coinvolto circa 1.200 lavoratori. Più di 1.200 lavoratori di varie, non solo del sindacato USB, in cui venivano posti in questo sondaggio 7 domande, tra cui c'erano: secondo voi, lavoratori, è giusto che Mittal abbia un'immunità penale? E il 92-93% dei lavoratori, degli operai Ilva, ha detto che non è giusto, che quindi erano contrari all'immunità penale per il gestore, ma i lavoratori si sono espressi anche su altre situazioni, tipo secondo voi avete visto dei miglioramenti nella fabbrica in questo anno gestito da Mittal? E i lavoratori quasi all'unanimità hanno detto che non ci sono stati miglioramenti, hanno detto chiaramente che il ciclo a carbone, quello del ciclo integrale, l'aria a caldo, non sono compatibili, lo dicono gli stessi lavoratori, quindi dovremmo incominciare ad ascoltarli.
Questo sondaggio interno realizzato dall'USB secondo me ci dà dei chiari segnali su quella che è la situazione realmente lì dentro l'Ilva e quindi di Mittal che di fatto si è dimostrato inadempiente. Senta, un'ultima domanda che non riguarda questo argomento, gliela anticipavo oggi mentre parlavamo. Allora, vedo che lei è, diciamo, un consumatore di cartine e di filtri e c'è questa polemica sulla tassa che riguarda le cartine e i filtri. Un'azienda ha annunciato che non procederà all'assunzione di tabacco di 140 unità. Allora, come ha trovato questa polemica? Allora, da una parte io sono d'accordo a tassare tutti quei prodotti che fanno male, cioè se le sigarette, il tabacco fa male, perché è anche giusto tassare per poter avere una scuola più efficiente, una sanità più efficiente, trasporti migliori. E quindi lei contribuirebbe? Io assolutamente, nel caso in cui, cioè, io non volessi, non sono stati certo gli aumenti a far smettere le persone di fumare. Si smette di fumare quando c'è una chiara volontà da parte del fumatore di smettere. Non sono certo assolutamente questi aumenti, che poi sono di qualche centesimo se poi si va a vedere. Il problema è un altro, è che ogni volta che ci sono questi aumenti su queste cose che non sono sostenibili, abbiamo registrato alcune volte nel corso degli anni un certo tipo di atteggiamento da parte di alcune aziende che buttavano proprio sul ricatto occupazionale. Ci ricordiamo tutti la polemica quando qualche anno fa sono sparite dai supermercati giustamente le buste di plastica, quelle interamente di plastica, si erano annunciati licenziamenti, chiusura di fabbriche, non è avvenuto nulla di tutto ciò. Le aziende si sono rinnovate, innovate e hanno cominciato a produrre. Quindi non avverrà neanche per la plastic tax? Ma secondo me è importante questa questione della plastic tax. 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare ogni anno e questo crea non solo problemi nella fauna, nella flora marina, ma soprattutto anche nel pescato. Noi quando mangiamo il pesce può essere che ci siano microplastiche all'interno, diverse volte sono state riscontrate, è un pericolo per la salute umana, quindi per cui è fondamentale incominciare a ridurre l'utilizzo della plastica, ma è che tra l'altro poi è quello che ci dicono le direttive europee. La direttiva europea sulla plastica monouso vieterà da giugno 2021 tutte le plastiche monouso e quindi stiamo andando verso quella direzione. Quindi per un principio di chi inquina paga, se si produce un elemento inquinante è giusto andare a pagare di più. Quindi la legge salvamare è uno di questi esempi? La legge salvamare ci permette di avere degli alleati in più, che sono i pescatori, che sono quelli che vanno a pescare, il 50% del loro pescato rappresenta plastica. Solo che prima della legge, diciamo attualmente, fino a quando la legge salvamare non diventa, la proposta di legge non diventa legge, non possono trasportare plastica, cioè anche se loro la pescano, non possono portarla a terra e conferirla a smaltimento o a riciclo. Perché? Perché non hanno ancora quella qualifica che invece la legge salvamare gli permetterebbe di avere. Questo ovviamente è anche la legge salvamare prende spunto da un'altra direttiva europea, quella sul conferimento dei rifiuti nei porti, quindi per cui stiamo facendo tutto quello che è in ottica di sostenibilità, ma che è già sancito da direttive europee, per cui dobbiamo necessariamente innovarci, innovare il nostro mercato, le nostre aziende, dare una mano a innovarsi anche le nostre aziende per permettere di essere sempre all'avanguardia nel mercato. Bene, io la ringrazio Giovanni Vianello del Movimento 5 Stelle. Grazie a voi.